Ma in ambito aerospaziale, soprattutto quello che interessa a me, quindi quello che riguarda l'esplorazione, siamo in un momento di grande fermento, perché da una parte continuiamo a sfruttare la Stazione Spaziale Internazionale, quindi la nostra presenza in orbita bassa per continuare a fare ricerca in assenza di peso, in microgravità. In vari ambiti, dalle scienze della vita alla medicina, alle scienze fisiche, alla scienza dei materiali, la meccanica dei fluidi, e quindi insomma stiamo diventando sempre più bravi a sfruttare le possibilità scientifiche di questo ambiente. Ma dall'altra stiamo anche iniziando a porre le basi tecnologiche, quindi insomma ad affrontare le sfide tecnologiche che sappiamo saranno importanti per missioni di ritorno verso lo spazio intorno alla Luna ed eventualmente sulla superficie della Luna, quindi tecnologie chiave sicuramente sono l'utilizzazione di risorse in situ, quindi per esempio l'estrazione di acqua dal suolo lunare, l'estrazione di materie prime utili, l'uso in loco di additive manufacturing, quindi di stampa 3D per esempio per creare delle strutture, la produzione in loco di combustibile, poi c'è tutto l'aspetto di robotica, anche di controllo remoto di eventuali rover e robot sulla superficie lunare. C'è tutto l'aspetto della tecnologie di supporto alla vita, quindi sistemi biorigenerativi il più possibile chiusi, quindi che non necessitino di rifornimenti, la possibilità di monitorizzare da lontano la salute degli astronauti e di fare della telemedicina, la produzione di energia e lo storage di energia sul suolo lunare o in ambiente cislunare, quindi insomma sfide importanti che stiamo già adesso iniziando ad affrontare, pensando poi nel prossimo decennio di consolidare esattamente come vogliamo proseguire l'esplorazione oltre l'orbita bassa.